Sei latitanti ritenuti appartenenti o contigui alle cosche di 'Ndrangheta sono stati arrestati tra Argentina, Costa Rica, Albania nell'ambito del progetto ICAN. Iniziativa coordinata dalla Criminal Pol che ha come obiettivo proprio la caccia ai latitanti e ai beni delle cosche in tutto il mondo. I sei sono tutti collegati a un'indagine condotta dallo Scico di Roma e dagli uomini del GICO della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che alla fine di novembre del 2019 ha portato all'emissione di 45 misure cautelari e ha consentito di sgominare la cosca riconducibile ai Bellocco di Rosarno e alle sue articolazioni in Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. A Buenos Aires sono finiti in manette in tre. Ferdinando Saracò, considerato dagli investigatori corriere e uomo di fiducia dell''Ndrangheta, faceva la spola tra il Sud America e la Calabria, a cui si rivolgevano le cosche per la necessità operativa e il trasporto di documenti segreti. E poi Giovanni Di Pietro, che secondo gli inquirenti della Procura di Reggio Calabria guidati da Giovanni Bombardieri era il front office tra le cosche italiane e i fornitori sudamericani di droga e si occupava direttamente dell'esportazione di sostanze stupefacenti. E poi ancora Fabio Pompetti, interlocutore privilegiato di due degli arrestati nell'operazione di novembre, era l'uomo che grazie alla sua rete di relazioni e alle indicazioni operative consentiva di aggirare i sistemi antiriciclaggio e di escludere i controlli doganali. Per anni è stato, dicono gli investigatori, il portavoce dei fornitori sudamericani nei confronti dell''Ndrangheta. In Costa Rica invece è stato arrestato Franco Dacapiti, titolare dell'hotel Casino Amapola di San José, considerato il punto di riferimento per gli esponenti della cosca. Il suo compito era quello di agevolare l'ingresso della cocaina in Italia e di offrire ospitalità e appoggio logistico agli 'ndranghetisti. In Albania infine è finito dietro le sbarre Bujar Sheinai, soprannominato lo zio, referente dei Bellocco nell'area balcanica. Ai cinque latitanti collegati all'indagine della Guardia di Finanza e arrestati nelle prime ore si aggiunge anche poi Adrian Cecchini, albanese anche lui, che era però già stato fermato lo scorso 26 maggio a Elbasan. Ma il Giove Tauro prendono 500 chili, hai capito? Hai capito? Perché quelli che li prendono non sono quelli che si fermano a Gioia Tauro, tu non hai capito ancora questo, sono di transito a Gioia Tauro, sono in transito e quelli in transito vengono scoperti. A Gioia Tauro non arriva al porto, a Gioia Tauro viene portato in mare. Tu vai a Roma per giocarmi che non ti accompagno con altri compagni, con questi compagni vanno a pigliare le rose, perché non amano la rosa. Allora, quel caso, ok.